Signore e signori, buonasera, eccoci a una nuova puntata di Giallo Pistoia TVL, nostra ospite Ambra Pellegrini, che poi vi andremo a presentare ovviamente, sempre con me Maurizio Gori. Buonasera. E poi oggi avremo una sorpresa nell'ultima parte, oggi torniamo con il nostro Stefano alla rubrica sul cinema, ma in particolare oggi abbiamo voluto fare questa sera un omaggio a Gigi Proietti, un attore che è scomparso proprio questa settimana e che ha lasciato un gran impianto, ma che credo meriti anche appunto di essere ricordato. Non è che i suoi film col giallo possiamo legarlo e non legarlo, ma possiamo anche legarlo, perché tutto sommato il film maggiore di lui, come è riuscita, come è stato Febbre di Cavallo, che poi fu ripreso una ventina d'anni dopo, Febbre di Cavallo la mandraccata, dove poi era nella storia di truffatori e di cose, vista in senso comico, però sempre truffatori erano. E poi ricordiamoci anche che Gigi Proietti è stato per lungo tempo il maresciallo Rocca, quindi anzi noi avevamo tentato la scorsa stagione, cioè febbraio scorso, perché siamo ancora nel 2000, in questo 2020 non si decide a lasciarci, che ci porta sempre delle buone novità, e avevamo cercato di portarlo, visto appunto che tra i protagonisti del festival erano i Carabinieri, avevamo cercato di portarlo al festival, e poi per i noti motivi dovuti alla pandemia molti ospiti fuori, insomma, Pistoia, fuori la Toscana, non sono venuti, per cui non abbiamo avuto l'occasione poi di averlo con noi. Ma comunque ci piace e ci piacerà, e spero sia gradito anche a voi ricordarlo. Ambra Pellegrini è una giovane, vecchia conoscenza, è giovane, ma è una vecchia conoscenza nel senso che Alice, la protagonista di questo romanzo, mi pare la prima volta se ne è parlata era il 2008, quindi sono passati quasi 12 anni, cioè sono passati 12 anni, e Alice poi l'abbiamo rivista successivamente, qualche anno dopo, e ora torna la terza avventura. Ambra doveva essere venuta qui molto tempo fa, cioè doveva essere venuta, era nel calendario del in cui poi del post festival, in cui poi è scoppiato quello che è scoppiato, e quindi abbiamo cercato poi piano piano di recuperare anche chi non era venuto allora. Ora siamo più o meno in quelle condizioni, nel senso che non stanno uscendo purtroppo molti libri perché le case editrici hanno un po' bloccato il tutto in attesa dei tempi migliori, ma il mondo va avanti, quindi speriamo anche qualcosa ci sia, anche perché ovviamente ci sono anche difficoltà nel trasferimento da regione a regione, per cui non è nemmeno facile poter impostare un calendario, oltretutto tutto anche molto aleatorio, ma noi cerchiamo di fare il possibile, e quindi ci attiveremo anche dalla prossima settimana anche in streaming per chi non risiede nella regione toscana. Maurizio? Sì, io direi subito un pochino di domande a Ambra, mi vengono spontanee. Come tu dicevi te, Giuseppe, questo è il terzo lavoro di Ambra su questo personaggio. Personaggio interessante, un'ispettrice di polizia che non è solamente un ispettore, non la si presenta solo nella sua veste professionale, ma con tutta una serie di problematiche, giustamente, di una giovane donna e quindi delle relazioni non facili che ha anche nel contesto del lavoro. Però, Ambra, come nasce nella tua fantasia questa ispettrice? Il personaggio di Alice appunto è nato, come diceva Giuseppe, nel 2007, la prima pubblicazione è stata del 2008. In realtà sono protagonista di tre romanzi e tutti e tre i romanzi sono nati quasi contemporaneamente, anche se poi per stenderli ci è voluto tanto tempo. Alice non è appunto solo fa l'ispettrice, lavora in un mondo diciamo prevalentemente maschile, quindi si trova a combattere con molti pregiudizi e con molte difficoltà.
ed ha una grande passione, ha lasciato la sua passione per entrare nel mondo di polizia, che è la danza. E, diciamo, la danza l'ha ereditata da me, nel senso che è un'altra delle mie grandi passioni di quando ero adolescente e post-adolescente. È un personaggio molto complesso e sì, è pieno di sfaccettature. Ha un carattere non facile, che la porta spesso appunto a scontrarsi, la porta ad affrontare a volte anche in maniera troppo, diciamo, troppo di petto le difficoltà che trova sulla sua strada. L'idea di mettere la danza nella vita di Alice è nata in fase di stesura del primo romanzo, per il quale ho avuto la fortuna di collaborare con una professionista che lavorava con la casa editrice Mondadori, mi ha aiutato tanto, poi purtroppo per una serie di vicende ci siamo perse, non siamo riuscite ad arrivare in fondo al lavoro che avevamo iniziato. Comunque l'idea è nata proprio perché volevo dargli un aspetto un po' speciale, perché comunque appunto, come sappiamo bene anche noi, ispettori ce ne sono tanti, indagini se ne fanno tante, storie se ne scrivono tante, quindi volevo dargli un taglio un po' particolare. E la passione, la dimestichezza con l'ambiente della danza mi ha dato un po' appunto lo spunto per dargli una cosa un po' speciale. Una connotazione. Una connotazione un po' speciale, sì. Diciamo, si vede più nel primo romanzo. Nel primo romanzo la danza è veramente coprotagonista. Poi nell'andare avanti hanno preso più spazio i personaggi, perché comunque Alice poi è stata affiancata anche da un personaggio secondario che è Filippo, che l'aiuta nelle indagini, che è un collega. E la danza forse, soprattutto nel secondo, è rimasta un pochino indietro. Del resto non è neanche facile sempre paragonare e esprimere le emozioni oppure appunto descrivere le situazioni utilizzando termini legati alla danza, che può sembrare che col giallo ci abbia poco a che fare in realtà. Però alla fine Alice dalla sua esperienza di ballerina ha preso la disciplina, e la disciplina è comunque importante. Questo è proprio di tutti coloro che esercitano un'attività sportiva, perché c'è una formazione psicologica che poi chiunque poi può mettere in campo nella sua vita, insomma, ecco. Sì, sicuramente lo spirito di sacrificio, la disciplina, la voglia di a volte anche di andare oltre proprio oltre i propri limiti. Lo sport porta a questo, se fatto con passione, chiaramente, e la danza ha queste caratteristiche come tanti altri sport, certo. Molti autori seriali si lamentano proprio del fatto che, dovendo, oggi il seriale va molto, è molto richiesto, e per quanto è molto richiesto parte il lettore si affeziona poi ai personaggi. E molto richiesta anche dalle case editrici, per cui noi, una lamentela la sentite spesso da chi viene qui, che sono tra virgolette costretti, obbligati a scrivere quasi una storia ogni anno, e non è facile ovviamente, però credo non sia nemmeno facile, o forse più, non lo so, perché sentiamo che ne pensa lei. Cioè, te parti con questa ragazza, questa ballerina, anzi il nome originale era Alice Ellen, ora, per quelli, ma non solo, le hanno capelli bianchi, insomma, se non ci si butta giù, già hanno capelli bianchi, ci buttano giù, non sa per quale motivo, a qualcuno si dà noia evidentemente, e noi cerchiamo di resistere. Detto questo, c'erano le due famose gemelle, quindi penso l'ispirazione sia a loro, le gemelle Kessler, Alice e Ellen Kessler, che andavano di moda appunto negli anni anteriori al 2010 più o meno. E quindi lei, il nome originale era Alice Ellen. Poi passano circa 6-7 anni e nel 2013 uscì poi Alice e gli echi del passato. Ora sono passati altri 7-8 anni, quindi la sua realtà è abbastanza ripartita nel tempo. Ma anche, lenta. Ecco, questo però secondo me può portare, come dicevi prima, ovviamente la vita nelle persone nel giro di 10-15 anni cambia ovviamente, perché uno poi comincia, deve lavorare, deve entrare nel mondo del lavoro, la famiglia e tante cose. Per cui da un certo punto di vista si potrebbe quasi dire
che forse è più facile per prendere un personaggio e diciamo, dargli una connotazione che per forza di cose deve cambiare nel tempo, perché è evidente che l'Alice del 2007 non può essere l'Alice a 14 anni di esperienza, nessuno di noi, 14 anni non passano veramente in vano. D'altra parte però, ecco, com'è che poi non si corre il rischio anche però che il personaggio si perda? Cioè non tanto sull'episodicità, perché anche molti libri seriali sono poi, uno potrebbe leggere tranquillamente o prima o durante o dopo, però se uno scrittore scrive ogni anno, tutto sommato, forse corre anche il rischio di ripetersi di più, quello è chiaro. Ecco, c'è una difficoltà a riprenderlo a diversi anni di distanza o no? Ora, te hai premesso prima, non so, anche le scritture sono ripartite nel tempo o le avevi scritte e poi sono state pubblicate? Allora, diciamo che in realtà Alice, cioè lo spazio temporale, il tempo passato nel libro non sono tutti questi anni. Come spazio temporale si va su 2 anni circa dall'inizio della prima avventura. È l'ambra che è cambiata da quando ho iniziato a scriverlo. Perché comunque, sì, ma io infatti il riferimento era l'autore principalmente. Infatti, diciamo che sono io che sono cambiata e ho messo anche parte di quelle che sono le mie esperienze, delle esperienze che ho fatto anche scrivendo altre cose. Ho provato anche a scrivere dei racconti brevi, cosa per me non è mai stato facilissimo, e comunque ho fatto magari anche dei corsi di aggiornamento, perché comunque è bene sempre tenersi in allenamento e imparare sempre cose nuove, quindi diciamo forse è più cambiato il mio modo di scrivere rispetto a come è stato composto il primo romanzo. E non è facile diluire su così tanto tempo la stesura, perché si rischia di perdere di vista il personaggio, si rischia di stravolgere le caratteristiche. Del resto però bisogna anche fare conti con la vita quotidiana, si cresce, si comincia a lavorare, ci si fa una famiglia e purtroppo non sempre si riesce a dedicare tutto il tempo che vorremmo dedicare alla scrittura. Evidentemente il personaggio ha una sua valenza, perché se te hai sempre sentito il bisogno a distanza di tempo di pubblicarlo, è segno che qualcosa il personaggio urge in te, non so, i personaggi poi comandano, e quindi praticamente è un personaggio che te non ti sei neanche sentito da abbandonare, perché i libri gialli li sai scrivere, ma hai scritto vari racconti e tutto, quindi potevi anche tranquillamente cambiare personaggio, ma il fatto è che te sei sempre rimasta fedele all'Alice, poi se lei è cambiata nel tempo mi sembra come cambiamo tutti. Si fa a fare una lettura? Sì, senz'altro. Proprio il prologo. L'aria era frizzante, come una bottiglia di spumante appena stappata. Alice lasciò che i suoi pensieri fossero ripuliti dal vento che le scompigliava i capelli e respirò profondamente per scacciare la stanchezza che cercava di intorpidirle il corpo. Aveva corso pochi metri e mai come in quel momento si era sentita fuori forma. Il cuore batteva così forte che sembrava quasi cercasse di fuggirle via dal petto. Per un attimo si augurò che ci riuscisse, cancellando tutte le cattiverie che la vita aveva messo sul suo cammino. Fallimenti e perdite che a volte le sembravano così enormi da essere inaffrontabili. Si fermò per respirare e il suo sguardo cadde sui fiori che punteggiavano i prati. Si incantò a osservarli mentre danzavano come piccole ballerine in punta di piedi sui delicati steli. Un rintocco in lontananza le ricordò che erano le 8. Si stiracchiò, poi riprese a muoversi, camminando velocemente ma non osando ricominciare a correre. Un'auto le sfrecciò accanto, diffondendo nell'aria musica techno. Alice ci fece appena caso e proseguì nel suo cammino. Erano poche le cose in grado di interessarla ultimamente. Salì le scale lentamente, soffermandosi su ogni scalino, quasi a voler ritardare il ritorno in quella casa talmente vuota che neppure la musica rendeva accogliente. Amava ancora la danza, eterea illusione e consolazione della sua vita, così in contrasto con la carriera che si era trovata a intraprendere, ma da un po' non riusciva più a fantasticare o creare coreografie, nemmeno ascoltando i suoi brani preferiti.
Questa impotenza aumentava la sua solitudine. Allora, no, diciamo, questa prima parte descrive, ho scelto appunto questa prima parte, anche mi piaceva che fosse letta, perché descrive un po' il carattere di Alice. Ora, non vorrei che si pensasse che è una depressa cronica e non riesce a vivere la vita, perché è soltanto che, come può capitare alle persone reali, all'inizio di questo romanzo sta attraversando un periodo un po' particolare. E comunque lei è sempre, e comunque l'avevo lasciata anche alla fine del romanzo precedente, alla ricerca del suo posto nel mondo, alla ricerca di qualcosa che riempia il vuoto che ha lasciato la sua situazione. Ora, lei ha perso il padre molto quando aveva appena 16 anni, e anche il fatto di amare tanto la danza, ma di averla lasciata per entrare in polizia, è perché comunque ha voluto seguire le orme del padre. Allora, rimandiamo il carattere di Alice alla seconda parte della trasmissione, perché il nostro tempo della prima parte è scaduta, e quindi ci vediamo tra qualche minuto. Allora, riprendiamo il discorso con Amba Pellegrini, con la quale stiamo parlando di Alice e i giochi pericolosi, e appunto eravamo, Maurizio ha letto ora il prologo di una storia che praticamente vede Alice un po' carattere un po' duro, un po' inasprito, un po' inacerbato da fatti personali e tutto. Lei lavora al commissariato di Campo. Che sarebbe Campo? Campo è in parte Prato, che è la mia città natale, e in parte Pistoia. Ho fatto un mix, ho preso delle zone, insomma, che ricordano questa e l'altra città. E, è una piccola cittadina, molto più piccola di quello che in realtà sono Prato e Pistoia, che sono tutto tranne che piccole. E mi ha permesso appunto di creare un ambiente abbastanza facile tra virgolette da gestire, per poi far svolgere gli episodi. Tutti e tre i libri sono ambientati a Campo. E la sua vita si svolge appunto a Campo, lei ha vari colleghi, una presenza fissa, e poi saranno i protagonisti del romanzo, l'abbiamo già conosciuto in quello precedente, è Filippo, che è uno dei suoi colleghi, col quale poi si trova a condividere le indagini, anche se sono due caratteri opposti, tutto sommato abbastanza tranquillo. Lei gli dice non è un tipo molto risoluto, diciamo questo. E poi a un certo momento succede che si presenta in casa di lei, scappando da un fidanzato violento, manesco e tutto quello che vogliamo, la sorella Gemma, la quale poi non credo occorressero neanche dei grandi rapporti, ma lei con la famiglia, lei i rapporti l'aveva un po', la madre poi è morta, questo lei non se lo perdona, insomma, e varie cose. Vanno comunque a una festa insieme, una festa nel bosco, e qui succede, c'è un tentativo d'omicidio e altre cose, da cui scatta la parte più poliziesca della storia. Sì, allora ci sono tante storie all'interno del romanzo che si intrecciano, e il tutto parte appunto durante una festa medievale, un accampamento medievale, e da lì nascono tutta una serie di episodi che vedranno coinvolti appunto Alice, vedranno coinvolta Gemma e vedranno Filippo, che chiaramente indaga insieme ad Alice, e oltre ad avere il problema di riuscire a risolvere il caso, anche il problema di riuscire a gestire il carattere della collega, che non è proprio accondiscendente, però insomma alla fine riusciranno anche a trovare una via di collaborazione. Gli episodi appunto che si intrecciano toccano tanti argomenti, citavi appunto la sorella che fugge da un fidanzato manesco. C'è anche una citazione al mondo giovanile, al mondo poi della delinquenza giovanile. Diciamo, ho voluto toccare più argomenti, più ambienti, e spero insomma di essere riuscita a intrecciare tutte le storie e poi alla fine di essere riuscita a dare un finale comune, comunque, perché tutte le strade si diramano, però alla fine bisogna arrivare a un unico traguardo.
Allora, io su questo, una cosa che ovviamente conoscendoti, io so che tu fa parte della Compagnia dell'Orso di Pistoia, quindi sei abituata a vivere nel contesto medievale, sì. Per di più compagnia di Arcieri Provetti, che è, ormai è nota a livello internazionale, siete stati anche in Unione Sovietica, insomma, e qui ovviamente c'è anche questo aspetto che tu hai potuto curare, che è una cosa importante, tra l'altro, incardinata in questo romanzo giallo. E quindi c'è questo discorso degli arcieri. Qui tu hai giocato facile. Sì, diciamo che ho giocato in casa, perché comunque sia l'ambiente in cui appunto si svolge la storia principale, che poi porta al tentato omicidio della vittima, che è appunto un accampamento medievale e che ho attinto a esperienze passate, perché comunque io sono già più di 15 anni e faccio parte del gruppo della Compagnia dell'Orso, ed è un ambiente quindi che conosco bene e penso di essere riuscita a descriverlo abbastanza fedelmente, sia le dinamiche poi all'interno del gruppo ci possono essere, sia appunto proprio l'attività svolta dal gruppo. Sì. Te i libri che hai scritto hanno sempre avuto delle buone riuscite anche da un punto di vista letterario, perché sia il primo che il secondo libro erano stati segnalati, avevano partecipato a dei premi, non era stato l'ultimo, il penultimo era uscito, era stato segnalato tra i libri che vengono segnalati ogni anno in Toscana dalla regione, e questo libro invece è vincitore di un'edizione, di un premio di un noto gruppo bancario che non rammentiamo, anche se ci dà da mangiare a tutti e due, insomma, glielo sta dando ora a me finché resisto, di non ottenere a dandolo da mangiare, e quindi era un concorso di carattere nazionale praticamente. Sì, era un concorso di carattere nazionale che ha visto appunto la cerimonia di premiazione l'anno scorso a Milano durante Milano Book City, che è una fiera di case editrici indipendenti, un po' come il Pisa Festival, e la casa editrice è la Libromania, che ha collaborato con la banca di cui che non vogliamo nominare. E niente, è stata una bella soddisfazione sicuramente, sì, perché appunto riuscire ad uscire, ora ha aspettato tanto questo romanzo, perché obiettivamente ha aspettato veramente tanto nel cassetto di riuscire a venire fuori, e riuscire a farlo vincendo un concorso importante, insomma, è stata una grande soddisfazione, come è stata una grande soddisfazione con Alice Gli Echi del Passato risultare fra i primi 20 segnalati appunto al concorso scrittore toscano. Questo era un premio per libri gialli o era un premio? Era un premio in generale per romanzi, però casualmente i primi tre arrivati sono tutti e tre gialli, vero? In barba chi dice il giallo non è una. No, è vero. Non dovrebbe essere premiato. Le Ma invece gli scrittori ci dicono che le vendite sono premianti, ecco, anzi, forse è uno dei pochi settori che risenta meno di crisi di lettori, ecco. Ma poi oggi, tutto sommato, è anche stupido fare classificazioni, perché oggi, anzi, c'è una tendenza, forse anche troppa a volte, a scrivere. Che non è una cosa negativa, ma insomma oggi noi leggiamo più dei romanzi, più delle storie, e poi le storie le puoi tingere di giallo, di rosa, le puoi tingere di tante cose. D'altra parte la vita è piena di tante cose, per cui non credo che sia un grande problema questo. Ecco, nei personaggi, a parte Alice, qual è un personaggio che in tutta questa lunga carrellata, ma in particolare in questo libro, ti è rimasto impresso? Sicuramente l'altro personaggio a cui sono molto affezionata è Filippo. Filippo, che mi sono accorta piano piano sta un po' rubando la scena da Alice, perché comunque è completamente il contrario di lei, è molto preciso, ha questa piccola mania di pulire tutto, sta sempre a pulire, e soprattutto quando è nervoso, perché pulendo l'ambiente cerca di rimettere in ordine anche le idee. Ed è un personaggio che mi accorgo che sta prendendo sempre più vita. Più campo. Più campo, sì. Maurizio, una seconda lettura. Sì. Una sorella invadente. Entrando nel commissariato, Alice si sentì aggredire da un'ondata di aria calda. Il termometro appeso nell'atrio segnava 35 gradi ed erano soltanto le 11 del mattino. Non era un'estate normale quella, era stata ballerina come l'umore di Alice,
raggiungendo caldi estremi di 40 gradi e alternando cali di temperatura fino a 16-18 gradi. Era comprensibile che a forza di accendi e spegni il vecchio condizionatore si fosse guastato. Scostando una goccia di sudore dal viso e lasciando che gli occhi si abituassero alla differenza di luce, si avviò lentamente verso la rampa di scale. L'atrio era praticamente deserto e anche lei si chiese cosa stesse facendo lì in quel pomeriggio d'agosto. Pose il piede sul primo scalino e le sembrò che il terreno le ballasse sotto i piedi. «Ecco una danza che non mi piace», si sorprese a pensare e sorrise tra sé. Con passi pesanti arrivò di fronte al proprio ufficio. Aveva lasciato la finestra aperta e il sole stava invadendo la piccola stanza, trasformandola in un forno. Sapeva che da qualche parte c'erano dei ventilatori, doveva solo scoprire dove. Si avviò lungo il corridoio e la sua attenzione venne catturata da una voce conosciuta. Lentamente si avvicinò alla stanza dell'ispettore Filippo. Gemma era appoggiata alla scrivania e stava chiacchierando con fare disinvolto. «Penso che sia interessante, mi piacerebbe avere la tua precisione», ridacchiò. «È una questione di misure e soprattutto devi considerare che la posizione dell'arco, contrapposta al braccio teso, deve formare una T perfetta». Alice diede un colpo di tosse e entrambi si voltarono verso di lei, interrompendo la conversazione. Sì, diciamo che questa è un'invasione di Gemma nel mondo d'Alice, perché comunque è entrata di prepotenza, si è infilata nell'ufficio del collega. Questa parte descrive un po' l'ambiente dove Alice lavora, e tra l'altro appunto si capisce che il romanzo è ambientato in estate, nella stagione estiva, che ha diciamo una sua importanza anche quello per tutto poi lo svolgimento dell'insieme. E al contrario di Alice, Gemma è molto espansiva, è molto invadente, sembra sempre a casa sua ovunque. Quindi insomma, Alice rimane un attimino indispettita da questa situazione. Tra l'altro in questo romanzo compare un personaggio negativo, non diciamo molto di più perché non si può come al solito rovinare la sorpresa ai lettori. Questo personaggio fa capire che ci sarà una quarta avventura di Alice? Sì, allora l'idea è quella. In realtà ho già buttato giù la trama, però con i miei tempi, vediamo un attimo, perché solitamente da quando butto giù la trama, quando riesco a uscire, passano i 7-8 anni, insomma, sono un po' destabilizzati. No, ci sarà sicuramente un seguito. Leggi molto, sì o no? Io sì, ho sempre letto tanto, fin da piccola. Ho letto un po' di tutto, ma non perché non mi piaccia la letteratura di genere, proprio perché mi piace spaziare, soprattutto, cosa che ora in questo momento non si può fare, mi piace anche andare a giro per i mercatini e magari comprare il libro dell'autore sconosciuto, insomma, la cosa. Se mi colpisce, io di solito mi piace tanto tenerli in mano, leggere il retro della copertina, se mi colpisce lo compro, diciamo, la linea è questa, ho una casa piena di libri, purtroppo non riesco a leggere quanto vorrei, come penso tanta altra gente che insomma, la vita quotidiana, no? È frenetica, ci porta a non avere tutto il tempo che vorremmo, però sì, riesco sempre, bene o male, a ritagliarmi un po' di tempo per leggere. Senti Ambra, questo è un romanzo dove c'è anche tanta azione, però una curiosità me la devi togliere. Chi è la persona a cui fai leggere per primo il tuo romanzo, prima di mandarlo all'editor della casa editrice? La vittima di turno è mio marito, che si trova per qualsiasi cosa, che siano romanzi, che siano racconti, la prima lettura spetta sempre a lui. Senti, per quanto riguarda, tu hai detto non sei molto avvezza ai racconti, però hai partecipato a diverse iniziative. Sì, allora, io diciamo che sono più per le cose lunghe, sono sempre stata fin da piccola, anche quando scrivevo i temi a scuola facevo delle cose enormi, però ho voluto provare, ho avuto l'occasione di provare a scrivere anche dei racconti, appunto per partecipare con delle antologie, anche grazie all'Associazione Amici del Giallo, grazie anche dell'Atelier. Ho avuto la possibilità di partecipare a diverse antologie e di cimentarmi anche in racconti.
A me piace tanto lavorare sui personaggi e il racconto non permette di fare un approfondimento, o meglio, si può fare, ci vogliono le parole giuste, bisogna arrivare subito al nucleo, perché altrimenti si rischia, cioè, chiaramente il romanzo ti dà più spazio, però è stata una bella scoperta poi alla fine riuscire a creare dei racconti che mi hanno dato delle soddisfazioni. Te segui quando scrivi il romanzo, cioè metti questi romanzi che più o meno hanno un personaggio centrale, segui una scaletta, segui un'idea, o poi il personaggio a un certo momento che prende spazio e magari arrivi a evidenziare cose diverse da quelle che avevi pensato all'inizio? Diciamo, allora, la cosa nasce da un'idea iniziale, tipo illuminazione, ma che spesso non riesco neanche a mettere subito a fuoco. Da lì poi sviluppo quello che io chiamo un diagramma a blocchi, perché io sono ho studiato informatica e questa cosa mi è rimasta. E con il diagramma a blocchi faccio tutta la struttura, quella è come un'ossatura del romanzo, che poi però chiaramente quando vado, specialmente considerato il fatto che spesso tra quando stendo il diagramma a blocchi e la trama e quando finisco il racconto ci corre molto tempo, nel lavorarci chiaramente poi può succedere che un personaggio prenda più spazio di quello che avevo pensato di dargli all'inizio, oppure che la storia prenda una direzione piuttosto che un'altra, quello è già un po' più difficile, però insomma diciamo sì, ci sta che poi alla fine di lavorarci si possa fare una variazione. Allora, abbiamo parlato di Alice e i giochi pericolosi, edizione Libromania, Ambra Pellegrini, che noi ringraziamo di esserci venuta a trovare e speriamo non passino altri 8 anni. Speriamo, dai. Cercherò di essere più rapida questa. Comunque, ma neanche racconti? Racconti, sì, racconti ne ho scritti diversi. E, non so, c'era la speranza di poter fare qualche antologia. Ce ne sono tante, penso che nel mondo non ci riesce neanche a capire il fine hanno bloccato, fatto. Il problema è quello. È tutto bloccato, sì. Per ora si scrive e si tiene nel cassetto, poi vediamo. Sì. Va bene, allora ringraziamo Abra e alla prossima occasione. Grazie a voi, grazie. Noi ci vediamo tra qualche istante con il ricordo di Cicci Proietti. Allora, come già detto, siamo alla terza parte di questa puntata, qui abbiamo avuto come ospite Ambra Pellegrini. Ora proseguiamo con Maurizio e Stefano, proseguiamo tracciando un breve ricordo di Cicci Proietti. Cicci Proietti, è inutile spendere tantissime parole, poi questi giorni è stato parlato molto, ha avuto anche un funerale dove è stato sannato per i limiti di quello che poteva essere la Roma di oggi. Certamente non era la Roma dei tempi di Alberto Sordi, quando c'era centinaia di migliaia di persone. Ora, per noti motivi, questo non è avvenuto. Però il ricordo di Proietti è stato, diciamo, in tutti. E noi vogliamo fermarci su due cose particolari: un film e poi un ricordo generale legato più a un'attività televisiva. Il film è Febbre di Cavallo, che è uscito mi pare negli anni 70, 76. Nel 76, 76, sì. E che fu girato per la regia di Steno e che aveva protagonisti principali, erano appunto Gigi Proietti, Enrico Montesano, esatto, Catherine Spack, Mario Calatenuto e tanti altri, anche Adolfo Celi, certo, e altri certo, attori. Che c'è questo cameo. E questo fu un film che ebbe un successo, forse al di là anche di quello che si aspettavano, perché Tommaso è ambientato negli ippodromi, nelle scommesse, e quindi parla un po' di personaggi che vivono un po' a margine della società, personaggi simpatici, magari bisogna stare un po' attenti a frequentarli, e però erano, diciamo, erano un trio. Questo poi fu ripreso circa nel 2003, fu ripreso dal figliolo poi di Steno, esatto, dai figlioli perché, dai Vanzina, esatto, che mi pare Carlo l'abbia firmato, e fu ripreso sempre con gli stessi protagonisti. Montesano, esatto, sembrava indeciso, non voleva partecipare, poi lui, anche se il personaggio, lui era è più una comparsata, e lui sì perché in realtà appunto il film, cioè il sequel, diciamo, no, di Febbre da Cavallo
è incentrato sul personaggio di Mandrake, che poi appunto era, sì, Mandrake, che poi è un omaggio al mago, perché il famoso mago di fumetti, esatto, Mandrake, esatto, quale esatto, poteva fare qualunque cosa, e quindi Proietti in questa parte, che gli era particolarmente congeniale, poteva fare qualunque cosa. Ma la parola a Stefano e alla regia. Allora, che cosa possiamo dire? Intanto io parto dal mio ricordo personale di Proietti, nel senso che per me è sempre stata la voce del genio della lampada di Aladdin, e questo ci apre anche a un'altra carriera di Proietti, perché Proietti è stato anche un grande doppiatore, ovviamente venendo dal teatro aveva una attenzione alla voce ovviamente molto particolare. Altro collegamento un po', se vogliamo, particolare, che però ci permette di ricordare un altro grande del cinema, che è Sean Connery, che è venuto a mancare anche lui in questi giorni. Entrambi doppiarono Dragonheart, che è un altro film, diciamo, della mia adolescenza, e appunto Proietti dava la voce a questo drago in italiano, mentre Sean Connery gli dava la voce in lingua originale. Riguardo a Febbre da cavallo, si può dire che è il suo primo vero grande successo, in qualche modo, anche se non fu un successo immediato, nel senso che il film sul momento non riscosse tutto il successo che ci si aspettava, e anche le critiche furono abbastanza aspre all'epoca. Venne, diciamo, in qualche modo bollato come la solita commedia all'italiana. Però negli anni è diventato un vero e proprio cult, grazie al passaggio sulle reti locali romane in primis, e poi quando ovviamente è arrivato anche il DVD, tanto che, come ricordavi prima te, nel 2002 poi è diventato, cioè è stato fatto questo sequel, tra l'altro girato in parte a Montecatini, infatti mi ricordo che andai anche a vedere le riprese, e io il film, peraltro, cioè Febbre da cavallo, l'ho recuperato dopo aver visto il sequel. La Mandraccata. Esatto. Diciamo che è un film, peraltro, che inizialmente non doveva neanche essere una commedia, cioè era partito il soggetto, che era del 1971, per essere un film di denuncia, addirittura, verso il mondo, ovviamente, delle scommesse. Poi successe una cosa particolare, cioè Roberto Infascelli, che era un produttore e un regista, propose questo soggetto a Steno. A Steno però non piacque, perché Steno, diciamo, era più per la commedia. Ci fu tra di loro, insomma, un mezzo di disguido, insomma, proprio per questo fatto qua. E dopo, soltanto dopo, cioè quando Infascelli riscrisse il film in forma di commedia, Steno accettò la regia. Per tornare a Proietti, che è un po', diciamo, ovviamente il cuore del nostro discorso, inizialmente lui non era pensato come protagonista, perché ancora non era così conosciuto. E infatti il protagonista doveva essere inizialmente Ugo Tognazzi, se il film ovviamente fosse stato girato in quella chiave drammatica, o in alternativa Vittorio Gassman. Soltanto che Ugo Tognazzi poi non piaceva a Steno, mentre Vittorio Gassman appunto declinò la cosa. Però Gigi Proietti, che era un grande invece ammiratore di Vittorio Gassman, recitò la parte di Mandrake un po' in maniera un po' teatrale, in maniera un po' esagerata, probabilmente come avrebbe fatto proprio Vittorio Gassman. E nella prima clip che vediamo, noi vediamo subito i tre protagonisti, capiamo di cosa si occupano, cioè di scommesse, e il fatto che loro in qualche modo sono ossessionati da questo. Mandiamo la clip. Qui dice la terza corre Rigoletto, potrebbe essere la sorpresa. Ma dice pure che c'è Cancà, che alla distanza potrebbe ben figurare su Mambo e Royal Flash. Ma già, Cancà, e che data la sua forma, virgola, ha ottime probabilità. E che, se non c'è il terreno pesante, potrebbe sicuramente piazzarsi. Ah, regà, parliamo come un cavallo stampato. Ma poi io che legga fa? Che legga fa? C'ho tutto qui nella capoccia, so un computer equino. A me mi dovrebbero dare una laurea in scienze del cavallo. Io c'è sfondo. Ma solo perché lei adesso è del nord e deve stare lì a lavorare, invece io non faccio niente.
Poi dice, sei uno sbandato, non tieni arte né parte, travolto dal vizio, travolto dai cavalli, dalle cattive amicizie. Ma vaffanculo, Andrea. Adesso lo dicevo così per dire, però lei c'ha ragione. C'ha ragione perché io un mestiere ce l'ho. Io sono un mestiere che adesso non faccio per vantarmi, ma... Ecco, siamo rientrati da questa clip dove appunto conosciamo un po' i protagonisti, quindi ovviamente il personaggio interpretato da Gigi Proietti, quello interpretato da Enrico Montesano e quello appunto interpretato da Francesco De Rosa, che sono i tre poi alla fine veri protagonisti del film. La vicenda, come detto, è quella di tre scommettitori incalliti. Ognuno di loro nella vita vera, diciamo, cerca di, come dire, raccogliere qualche soldo come può. Ovviamente il rapporto con le proprie compagne non è idilliaco perché è, come dire, influenzato da questo vizio del gioco, però tutto appunto è raccontato in chiave comica. Quindi ci racconta i vizi, soprattutto più che le virtù, degli italiani. E questo si ricollega chiaramente molto al discorso della commedia all'italiana, di cui Steno ovviamente è sempre stato un maestro. Curiosità il fatto che, per ricollegarsi poi eventualmente anche al sequel del 2002, il fatto che Steno non era un grande esperto di scommesse e quindi chiese consiglio a Enrico, cioè al figlio, che poi appunto avrebbe sceneggiato il sequel, ma in realtà sceneggiò anche in parte questo film, perché Enrico da giovane invece era un po' uno scommettitore, quindi frequentava, quindi ovviamente sapeva un po' come muoversi, insomma, da questo punto di vista qui. Poi altro che cosa possiamo dire? Beh, che certamente è diventato un culto, come detto, nel tempo. Addirittura alla 67esima edizione del Festival di Venezia fu anche riproposto, furono rinvitati, diciamo, no? Gli interpreti, questo per far capire, insomma, l'importanza che poi nel tempo questo film, un po' secondario appunto all'epoca quando uscì, è invece poi diventato nel tempo. Andiamo avanti con la clip, perché appunto poi così spieghiamo anche un po' lo sviluppo della storia. Ragazzi, fermi, tu non prendi soldi da nessuno. Va bene. Nemmeno da me. Capito? Sono pieno di debiti. Se si deve parlare. Sono rovinato, devo dare 3 milioni pure a Stelvio. Niente meno, il mio coso, il mio... Driver. Guidatore, sì. E io che ho detto? Il premio degli assi era la mia ultima speranza. Oh, ma guardi che adesso il soldatino va forte. Lo so. È quotatissimo. Sì, sta fatto i tempi in progressione. Avvocato, va forte. Sì, lo so, ma se vuoi dare una guardata ai partenti con tutti i tempi che fa soldatino, che sono favolosi, e che la corsa non gliela poteva dare a nessuno... Invece dall'ala mi ha fatto venire dalla Francia niente meno per guida Bernadette Gianluigi Rossini. Ah, eccolo qua. Cacchio, avvocato, è questo chi ho batti? E chi ho batti? Questo è terribile. Andiamo avanti col discorso. Avete visto tra gli attori si è aggiunto anche un altro grande attore dell'epoca, era Mario Cosentino. Esatto. Brevemente, appunto, per chiudere il discorso su Febbre da Cavallo, qui cosa succede? Che il protagonista, appunto, Gigi Proietti, ha una certa somiglianza, ovviamente nella finzione del film, con un famoso conduttore di cavalli, che ovviamente è inventato anche quello, e sostanzialmente viene buttato in pista dagli amici sperando che lui perda la gara, così gli scommettono contro sostanzialmente, e poi invece le cose che guarderà il film, insomma, non vanno esattamente come previsto. Quindi io a questo punto, dato che il tempo, come si suol dire, ci è nemico, direi di passare al commissario Rocca. Al maresciallo Rocca. Maresciallo Rocca, l'ho cambiato la qualifica. Del maresciallo Rocca, appunto, anche qui brevemente, cosa possiamo dire? Diciamo che è stata una serie di grandissimo, ovviamente di grandissimo successo. È stato uno dei primi ruoli impegnati di Gigi Proietti, in televisione soprattutto. E appunto, non so se vogliamo appunto ramandare già una breve clip. Ti ho fatto trovare io il colpevole. L'hai ammazzato tu. Non l'aveva capito, maresciallo. No, la pistola no, maresciallo. Se l'ho ammazzato io. Un ramo secco, come Marisa.
E poi per farvi dare una calmata. Bianca, allora? A Bianca le dai mezzo grammo di roba, sì, le fai fare tutto quello che vuoi. Può interrompere? Ma date interrompere una mano. C'è convenuto a tutti e due. Maurizio, un tuo ricordo di Rocca? Indubbiamente è difficile non pensare a tutte le volte che era diventato un appuntamento importante nelle nostre serate. Tra l'altro il ricordo è proprio di una figura, direi, proprio tipica del maresciallo nella tradizione reale, cioè un uomo con tutto quello che è il suo bagaglio familiare, rapporti non facili con i figli, la parte affettiva e soprattutto un bel lavoro di squadra, perché non ci dimentichiamo che maresciallo Rocca era circondato da tutta una serie di carabinieri, qualcuno che ha, mi ricordo, anche fa una fine tragica tra l'altro, e però ecco un lavoro veramente importante, proprio da vera stazione dei carabinieri, direi proprio. Maresciallo Rocca è stato scritto da una scrittrice importante, che cioè era una sceneggiatrice, che era Laura Toscano, che è stata una, diciamo, nelle fiction televisive degli anni 80, sì, diciamo, certo, 90, è stata una delle penne migliori, perché non è molti prodotti possono essere anche un po', diventano un po' di routine, però sia per il gruppo degli attori, per le regie e tutto, questo di Rocca è stato uno dei maggiori successi. Certo. Sì. Nel resto l'hanno lavorato con la Sandra Sandrelli, con la Stefania Sandrelli, con Ferenzo Fiorentini e poi tanti altri attori. Ma questo un po' dimostra anche un po' la carriera di Proietti. Io Proietti mi ricordo averlo visto negli anni 70, quando lui ancora era abbastanza sconosciuto. Lui veniva fuori dalla scuola un po' di Gassman. E lui ha lavorato molto con Calenda, e io l'ho vista alla Pergola a Firenze nel Kin, che era un lavoro tratto da Shakespeare, e poi lui ebbe la grande fortuna di sostituire Modugno, cioè era, mi pare, Accende la lampada, era Modugno e Rachel, quando Carinè e Giovannini erano il re delle commedie musicali, e Modugno e Rachel non si intesero, perché erano due prime donne o due primi uomini, come volete voi. E Proietti allora fu scelto a Carinè e Giovannini al posto di Modugno, e andare a quei tempi al posto di Modugno significava avere la carriera davanti. Era impegnativo e lui poi, diciamo, ha avuto una grandissima carriera. Del resto poi lui ha fatto anche tanti altri film, ora noi siamo limitati. Certo, diciamo che però il cinema non è mai riuscito a inquadrarlo bene. In realtà il vero, cioè il grandissimo, due grandissimi successi di Gigi Proietti, appunto, a livello televisivo e a livello cinematografico, li abbiamo inquadrati oggi, cioè appunto Rocca, sì, e Febbre da cavallo, perché poi nonostante lui avesse veramente tante qualità, ha fatto radio, ha fatto tanto, appunto, tanto teatro, tanta televisione, tanto cinema, però non è mai riuscito, ecco, a... Sì, non ha mai trovato un qualcosa un quadro proprio preciso, esatto. Comunque era un grande raccontatore di barzellette. Oggi le barzellette sono passate un po' di moda, ma c'è stato tanti anni e lui eccelleva anche in quello. Per cui, Maurizio, più di te? Direi che con il ricordo di questo grande, veramente, che ha insegnato veramente a tanti, e con il ricordo e le lacrime che abbiamo visto di chi lo ha salutato, ringraziamo Stefano, ringraziamo Ambra e ringraziamo i nostri ascoltatori, che ovviamente telespettatori ci hanno seguito, e quindi al prossimo appuntamento, che sarà un pochino diverso, vero Giuseppe? Sì, dovrebbe essere diverso. Dovremo adattarci anche noi a queste nuove regole, ma comunque questo è una sorpresa per chi ci segue. Grazie comunque.